Un'ora e 10. Già quasi arrivati. La diga è rimasta su, esatto. Ma purtroppo la montagna è scesa sul lago che si sale. Esatto. Wow. Eccola, vedi che è rotta a metà. Quando siamo là la vedi bene. Vedi che si comincia a intravedere anche l'altro pezzo? Sì, proprio sfondata. Eccola. Sono arrivati, Barbara, contenta? Bellissimo. Bello, eh? Piace qui Barbara? Adesso ci togliamo le scarpe e proviamo quest'acqua ghiacciatissima. E allora signorina Babi, cosa ne pensa di questa bellissima escursione? È stata una bella escursione, non dura tantissimo, dura 40 minuti, 45 sì. Minuti. E abbiamo preso giù la navetta in modo che tu fai solo il sentiero, arrivi su, dopo c'è la crespiana, il sentiero tutto bello in sicurezza e poi si entra qui dove c'è la diga del Gleno che è crollata nel 1923 facendo circa 400 morti perché naturalmente non era costruita ingegnericamente parlando in modo perfetto, anzi. E noi abbiamo fatto pausa qui, c'è anche il bar per chi vuole versi un caffè, mangiare un panino, qualsiasi cosa, è bellissimo. C'è il lago che è ghiacciatissimo, però bisogna assolutamente immergerci in piedi perché è veramente bello e rinfrescante dopo una camminata lunga. E adesso ci gireggiamo di nuovo verso il ritorno. Volevo solo aggiungere un'ultima cosa, che con questa diga qua ci si può collegare alla diga del Vaillant, che lì però è diverso. Lì la diga è resistita perché era fatta veramente bene. Purtroppo è crollata la montagna facendo veramente migliaia e migliaia di morti, lì è diverso. Sono comunque simili, comunque disastri simili. È la storia sempre di una diga. Esatto. Quindi io ve lo consiglio e anche per bambini perché qui ci sono tantissimi bambini. Mandi! Tra l'altro il Vaillant quanti anni fa siamo andati? 10 no? Tutti, mi sa. 10 no, però molto sicuro. Sì.